seconda gara della stagione per la categoria allievi in scena in questa domenica 1 aprile a Monsummano Terme. Ci troviamo, gentili appassionati di ciclismo, presso il Circolo Arci Vergine dei Pini, dove si sono svolte le operazioni preliminari di partenza per questa manifestazione che è arrivata alla settima edizione. Settimo infatti trofeo Misericordia di Monsummano Terme, settimo trofeo Roberto Cervino alla memoria, quinto trofeo Marino Malucchi alla memoria, secondo trofeo Oriano Flori alla memoria. Una manifestazione, lo dicevamo, siamo nell'inizio della stagione per quanto riguarda questi atleti di 15 e 16 anni di età, che è stata organizzata dal Velo Club Monsummanese in collaborazione con la Misericordia di Monsummano Terme. Un percorso impegnativo, un percorso che prevede, dopo un inizio abbastanza agevole, l'ascesa al Gran Premio della Montagna di Monte Vettolini. Una salita che, posta nel finale, potrebbe sicuramente andare a selezionare non poco il gruppo, prima poi del traguardo. Vi dicevo, nell'inizio di questa stagione, un percorso impegnativo sicuramente che dovrebbe far emergere gli atleti più in forma e anche coloro, ce ne sono tanti, che poi saranno grandi protagonisti nel corso della stagione. Sono stati 81 gli atleti che hanno preso il via, dei 93 atleti iscritti. Buono quindi il successo dell'organizzazione firmata dal Velo Club Monsummanese. Siamo nei momenti imminenti alla partenza, tranno molto il via. Ed eccola qua, abbassata la bandierina, quindi inizia ufficialmente questo settimo trofeo Misericordia di Monsummano Terme, settimo trofeo Roberto Cervino, quinto trofeo Marino Malucchi, secondo trofeo Oriano Flori. Prime battute di gara, ci stiamo quindi per il momento portando fuori dalla zona di partenza e atleti che sfilano davanti alla nostra telecamera. Le formazioni al via, le ricordiamo: il gruppo sportivo Iperfinish, il team Valdinievole, la polisportiva Mille Luci, la società ciclistica Nuova Sfinge Alma, l'Unione Ciclistica Donoratico, il gruppo sportivo Cinquale, l'Unione Ciclistica Empolese, il gruppo sportivo Ciclica Rube, Velo Club Seano One, gruppo sportivo Butese, ASD Montepisano, TAV Bertolucci e Colucini, Unione Sportiva Toscogas, gruppo ciclistico Romagnano, Cycling Team Torrile, gruppo sportivo Pozzarello, Unione Ciclistica Rosignano Colognole e Mobilieri Ponzacco. Prime fasi di gara, dopo 5 chilometri, leggermente avvantaggiato questo atleta. La casacca è quella della Ciclica Rube, gli atleti cari al presidente Roberto Lencioni. Si tratta del numero 53, Gabriele Lisci, qualche metro di vantaggio per il corridore lucchese, appena un centinaio di metri nei confronti del gruppo che però si riporta su di lui. Quindi torna praticamente compatto il plotone dopo appena 5 chilometri di gara. Un saluto intanto anche a Fabrizio Falconcini assieme a Massimo Capocchi del gruppo 4 Radio Informazione in Corsa. Ci tengono informati su quello che è l'evolversi della situazione, sui distacchi e per quanto riguarda anche l'informazione a tutta la carovana e alla zona arrivo. Siamo al passaggio sotto l'arrivo, uno dei tanti che si succederanno in questa manifestazione, e prova ad allungare con il numero 59 Paolo Zaccagnini. La casacca è quella del Velo Club Seano One, maglie verdi degli atleti guidati da Alessandro Baronti. Vedremo se un atleta si sta riportando su di lui. Eccolo qua con il numero 62, è invece Michele Balducci del gruppo sportivo Butese. Adesso c'è una casacca del gruppo ciclistico Romagnano che arriva sulla coppia al comando. Si tratta del numero 80, Daniel Savini. Ma praticamente il gruppo è lì vicinissimo, anche le maglie della polisportiva Mille Luci Ciclismo nelle prime posizioni, quelle del gruppo sportivo Iperfinish a fare da guardia per quanto riguarda queste prime fasi di gara. Con le immagini intanto siamo passati dopo 18 chilometri, vi ricordo che la manifestazione in totale ne misura 58, siamo quindi a 30 chilometri dal termine. C'è un attacco a due,
Si tratta del numero 102, vale a dire Gianni Puggi della Mobilieri Ponzacco, insieme a lui con il numero 36 Tommaso Calaioli dell'Unione Ciclistica Donoratico. Due atleti con una decina di secondi di vantaggio nei confronti del gruppo, gruppo che è segnalato compatto alle spalle dei due uomini al comando, due atleti che viaggiano di comune accordo. Un atleta della Mobilieri Ponzacco, formazione pisana, un atleta invece dell'Unione Ciclistica Donoratico, formazione pistoiese, in cui hanno militato tra gli altri i due professionisti, vale a dire Favilli e Ulissi, quindi una formazione che ha dato alla luce dei piccoli talenti che adesso si sono confermati anche ai grandi livelli. A 10 secondi si sgancia dal plotone all'inseguimento degli uomini al comando Matteo Conforti del team Valdinievole, mentre il gruppo è segnalato con circa 18 secondi di ritardo dagli uomini al comando. Intanto vi ricordo sempre l'impegno a fianco dell'organizzazione, a fianco del Veloclub Monsumanese, della Misericordia di Monsummano Terme, ormai un partner fisso, una collaborazione che va avanti da tanti anni, e davvero queste due belle realtà della Valdinievole riescono anche in questa occasione ad allestire una manifestazione di indubbio valore riservata alla categoria allievi. Abbiamo visto che il gruppo si è riportato sul più immediato inseguitore, quindi torna nuovamente compatto alle spalle dei due uomini al comando, e quindi adesso con le immagini ci troviamo in uno dei tratti in salita, non è sicuramente il più duro, in quel caso ci troveremo nella salita verso Monte Vettolini. Stiamo salendo verso Grotta Giusti, il gruppo è allungato, come vedete in questo frangente prova ad evadere con il numero 47 Samuel Augusti dell'Unione Ciclistica Empolese Birindelli, che quindi guadagna qualche metro nei confronti del drappello, si volta per controllare la situazione. Come vedete è davvero una salita breve quella di Grotta Giusti, infatti è già terminata, guadagna qualcosa in questo frangente l'atleta empolese. Adesso alle sue spalle è una casacca che sta inseguendo, si tratta del numero 95 Dario Maglieri dell'Unione Ciclistica Rosignano Colognole, attenzione scusate, il 99, sempre stessa formazione, ma è Daniele Parrella che sta inseguendo con qualche metro di ritardo dall'atleta che guida, che vi ricordo è ancora dell'Unione Ciclistica Empolese Samuel Augusti. Si forma la coppia al comando e il gruppo sembra per il momento lasciare a fare, come vedete occupa l'intera sede stradale il plotone che transita davanti alla nostra telecamera. Sfilano le maglie multicolore del gruppo in questo settimo trofeo Misericordia di Monsummano Terme, settimo trofeo Roberto Cervino, settimo trofeo Marino Malucchi, trofeo Oriano Flori, organizzazione affidata al Veloclub Monsummanese. Con le immagini intanto torniamo in corsa, 36 km di gara percorsi, cambia nuovamente la situazione, a testimonianza davvero di quanta voglia ci sia di correre in gruppo in queste prime fasi di stagione. Si susseguono sempre gli attacchi, con il numero 53 prova ad evadere adesso Gabriele Lisci, ci aveva già provato l'atleta lucchese della Cicli Carube, era stato il primo a rompere il ghiaccio, l'atleta della formazione di Roberto Lencioni, che guadagna qualche metro. Alle sue spalle si porta il numero 83 ad inseguire Edoardo Giannoni, la formazione è quella del gruppo ciclistico romagnano, è una delle formazioni più attese al via quest'oggi, già vincitrici nella gara di apertura a Stabia, una formazione che sicuramente sarà grande protagonista anche in questa gara organizzata dal Veloclub Monsummanese in collaborazione con la Misericordia di Monsummano Terme. Vediamo se si formerà o meno la coppia al comando, sembra essere questo l'epilogo dell'inseguimento del corridore del Romagnano, e quindi due uomini al comando con il numero 53 Gabriele Lisci e con il numero 83, lo vediamo adesso al comando, Edoardo Giannoni. Qualche metro di vantaggio per loro sul gruppo che è pilotato dalle maglie della polisportiva Mille Luci Ciclismo, atleti guidati in ammiraglia da Davide Lenzi, che stanno guidando il gruppo. Leggero margine di vantaggio quindi per i due al comando,
una quindicina di secondi nei confronti del gruppo che, come vedete, insegue compatto alle loro spalle. Ma con le immagini adesso passiamo ancora sulla testa della corsa, perché cambia nuovamente la situazione. Siamo al 44esimo chilometro di gara, località Bicimurri, con due uomini al comando, sempre il dorsale di gara numero 20. Si tratta di Alessio Venturi del team Valdinievole, inquadrato in seconda ruota. Invece a fare l'andatura con il dorsale 63 si tratta di Michael Pagni del gruppo sportivo Butese. Due atleti al comando, il vantaggio anche in questa considerazione, anche in questo caso, è particolarmente basso. Infatti si tratta di una decina di secondi nei confronti del gruppo, gruppo che quindi lascia poco spazio a tutti coloro che tentano di allungare in queste fasi centrali di gara. Ci stiamo avvicinando al finale. Comunque, come vedete, il gruppo è ancora pilotato dagli uomini della polisportiva Mille Luci, anche gli atleti del gruppo sportivo Iperfinish nelle prime posizioni, e poi ancora le maglie della Mille Luci, della Romagnano, della Butese a fare buona guardia dell'azione che sta animando questa fase. Ma siamo all'inizio della salita di Bronzoli verso Monte Vettolini. Il gruppo torna compatto. Eccoci qua, strada stretta, inizia la salita. In testa a fare l'andatura con il numero 33 Gregorio Lombardi della Nuova Sfinge, dietro di lui una maglia del Velo Club Seano One, poi un atleta in casacca polisportiva Mille Luci, e poi via via tutti gli altri. Siamo nel primo tratto, qui la salita ancora non è particolarmente impegnativa. Eccola qui che cambiano nuovamente le pendenze, tratto importante questo, tratto decisamente impegnativo. Sono le maglie del gruppo ciclistico Romagnano nelle prime posizioni a fare il ritmo. La formazione massese sta cercando di forzare l'andatura. La formazione massese guidata da Matteo Berti sta decisamente prendendo in mano la situazione in questo tratto più impegnativo dell'ascesa. Vediamo anche in seconda posizione Giannelli, poi quello a fare l'andatura invece Gabriele Ricci, poi le maglie dell'Iperfinish nelle prime posizioni. Si sta sgretolando il gruppo in questo tratto in salita. Come vedete, ancora gli atleti del gruppo ciclistico Romagnano a fare l'andatura, anche un atleta Nuova Sfinge in questo drappello che si è formato al comando. Andremo poi a fare una composizione precisa quando il terreno ce lo permetterà. Sicuramente adesso possiamo dire con certezza che il gruppo ciclistico Romagnano sta facendo il diavolo a 4 in salita, un'andatura forte ma che non lascia scampo a eventuali attacco. Adesso attenzione, perché si sposta il suo compagno di squadra ed è Giannelli che prova ad allungare in questo tratto finale della salita. Secco lo scatto, il figlio dell'ex professionista che quindi allunga decisamente in testa alla corsa. Bellissimo lo scatto di Gabriele Giannelli, guadagna una cinquantina di metri e si lancia in discesa in questo primo tratto della discesa a tutta. Non siamo ancora però al Gran Premio della Montagna, c'è ancora da affrontare un ultimo tratto, circa 500 metri in salita. Vedremo se Gabriele Giannelli guadagnerà ancora in questo frangente. Lanciatissimo l'atleta massese, classe 1996, nato il 27 settembre di quest'anno. Per lui è il secondo anno nella categoria allievi. Ancora ultimo tratto in salita per Gabriele Giannelli, spettacolare la sua azione in questo frangente. Sta veramente aumentando il vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori, vuole cogliere il successo. Sarebbe per lui il primo successo stagionale, anche perché ci troviamo ad appena alla seconda gara della stagione. Ultimo tratto in salita verso il Gran Premio della Montagna per Gabriele Giannelli. Continua splendido nella sua azione l'atleta massese. Davvero spettacolare il suo incedere in questo tratto finale della salita. Si volta a controllare la situazione, non vede nessuno in quanto sta guadagnando, e ormai siamo al Gran Premio della Montagna.
Eccolo qua, Gabriele Giannelli passa al primo posto, secondo abbiamo visto un atleta del gruppo sportivo Hyperfinish, poi ancora altri atleti, un terzetto, poi aspettiamo ancora al passaggio alla GPM, arriva adesso un gruppetto forte di 4 unità, ma con le immagini siamo tornati al suono della campana. Giannelli con qualche metro di vantaggio nei confronti di un atleta Hyperfinish, andremo a vedere di chi si tratta, è però minimo il vantaggio, poi un terzetto, ancora le maglie della Romagnano, della poi abbiamo Montepisano, dell'Hyperfinish, via via un quartetto che sembra ormai in grado di accodarsi al terzetto all'inseguimento dei due alla comando, ancora però qualche metro di distacco tra Gabriele Giannelli e Emanuele Scardigli, che è il suo diretto inseguitore. Vedremo se l'atleta del gruppo sportivo Hyperfinish riuscirà a ricucire lo strappo e quindi ad agganciare il Gabriele Giannelli del gruppo ciclistico romagnano, oppure se proseguirà nella sua azione. E così infatti in testa ritroviamo Gabriele Giannelli, ancora un centinaio di metri di vantaggio nei confronti di Emanuele Scardigli, continua quindi insistentemente a cercare l'assolo, siamo a 5 km dalla conclusione per Gabriele Giannelli, splendida la sua azione anche in pianura, all'inseguimento sembrava fatta per Emanuele Scardigli, invece gli è mancato quell'attimo, quel goccio di forza in più per ricucire lo strappo con Gabriele Giannelli. Adesso sembra appesantirsi la pedalata del corridore del gruppo sportivo Hyperfinish, vedremo come si evolverà la situazione, intanto questo è il grosso del gruppo, ciò che ne è rimasto, vediamo qui con il numero 70 abbiamo visto Raidion Kopchity della Montepisano, poi abbiamo visto anche Fiaschi, abbiamo visto anche un atleta in casacca Pozzarello e poi via via tutti coloro che compongono questo drappello. Andiamo a vedere di chi si tratta, abbiamo il 70, abbiamo detto che è Kopchity, poi abbiamo con il 38 troviamo invece Vallarino, con il 13 Fiaschi, con il numero 6 è presente Masi, con il numero 82 troviamo invece Gabriele Ricci, con il numero 93 Richard Osis, con il numero 65 invece troviamo Francesco Nannelli. Questi sono invece inseguitori, un terzetto che insegue a 50 secondi, con il 56 troviamo in questo gruppo Alessandro Brunetti del Veloclub Seano One, con il 33 è presente Gregorio Lombardi della Nuova Sfinge e con il 71, lo vediamo inquadrato in questo momento, è presente Roberto Muscas. Però a questo punto pare evidente, in quanto siamo ormai a 3,5 km dalla conclusione, che la corsa è un affare per coloro che si trovano davanti. Risaliamo infatti con la nostra telecamera, troviamo ancora il drappello che era all'inseguimento di Giannelli e Scardigli, il drappello che è segnalato con 50 secondi di ritardo, aumenta quindi il vantaggio di Giannelli e Scardigli, mentre adesso andremo a vedere cosa succede sulla testa, ritroviamo ancora Scardigli che quindi sembra a questo punto non essere in grado di ricucire su Gabriele Giannelli, comunque bravo all'atleta del gruppo sportivo Hyperfinish che ce l'ha messa tutta nel tentativo di portare a buon fine l'aggancio nei confronti di Giannelli, un Giannelli che quest'oggi è apparso davvero in splendide condizioni di forma. Continua comunque a pedalare forte Emanuele Scardigli perché deve guardarsi anche dal rientro degli inseguitori. Intanto ultimo chilometro con Gabriele Giannelli, è lui il trionfatore di questo settimo trofeo Misericordia di Monsummano Terme, settimo trofeo Roberto Cervino, quinto trofeo Marino Malucchi, secondo trofeo Oriano Flori. Siamo quindi ormai negli ultimi centinaia di metri con Gabriele Giannelli, splendido protagonista di questa manifestazione organizzata dal Veloclub Monsummanese, che a questo punto, a scanso ovviamente di equivoci, dovrebbe andare a conquistare il successo, dovrebbe andare a conquistare la vittoria in questa seconda gara della stagione. Un'azione in solitaria, non si vede solitamente nelle prime
gare dell'anno. Ci è riuscito invece Gabriele Giannelli, il gruppo ciclistico romagnano fa bis dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa a Stabia, quindi due vittorie in due gare per la formazione Allievi, formazione mentre il gruppo ciclistico romagnano ha già vinto anche nella categoria juniores. Intanto parte già il festeggiamento per Gabriele Giannelli, ormai negli ultimi metri di questa corsa, negli ultimi metri di gara, si prepara per festeggiare degnamente questo grande successo ottenuto davvero al termine di un'azione nata nel tratto in salita di Bronzori verso Montevettolini, e adesso per lui l'ingresso nel rettilineo finale è solo il momento di festeggiare questa splendida vittoria che gli vale il primo successo stagionale. Eccolo qua Gabriele Giannelli nel rettilineo finale, che alza le braccia al cielo e va a vincere il settimo trofeo Misericordia di Monsummano Terme, settimo trofeo Roberto Cervino, quinto trofeo Marino Malucchi, secondo trofeo Oriano Flori. È la vittoria, una bella vittoria per Gabriele Giannelli. A questo punto andiamo a vedere alle spalle, resiste al ritorno del gruppo Emanuele Scardigli del gruppo sportivo Iperfinish, volata per il terzo posto, appannaggio di Tommaso Fiaschi, sempre del gruppo sportivo Iperfinish. Quarto è Gabriele Ricci, quinto Lorenzo Vallarino, sesto Davide Masi, settimo Francesco Nannelli, ottavo Radion Copciti, nono Fabio Cammelli e decimo Alessandro Brunetti. Una bella vittoria davvero quella di Gabriele Giannelli, un successo il suo meritato, perché in salita è stato decisamente il più forte e poi è stato fortissimo anche nel resistere al ritorno prima di Scardigli e poi del gruppo. Ha vinto con 30 secondi di vantaggio, quindi un vantaggio anche consistente per lui. A questo punto andiamo a sentire le voci dei protagonisti nelle interviste realizzate dal collega Giuseppe Tomei, che era per noi sul campo di gara. Grandissimo finale di Gabriele Giannelli, veramente credo che oggi hai fatto una grandissima corsa. Sì, veramente questa corsa qui mi piaceva il percorso, noi ci siamo messi d'accordo tra i compagni di squadra, infatti ci teniamo subito all'inizio a ringraziare tutti, da Medici, Giannoni, Ricci e Savini, che hanno fatto un grandissimo lavoro per me e credo che hanno fatto anche un grande lavoro dietro a tenere il gruppo. Allora, terminata la discesa avevi un margine piccolissimo nei confronti di Scardigli, non ti è mai venuto voglia di aspettarlo, magari convinto che in due potevi andare più facilmente all'arrivo? La voglia c'era, anche perché le gambe facevano male da stare da soli, ma avevo paura che a far entrare i ragazzi dietro non avremmo trovato la collaborazione e il gruppo sarebbe riuscito a rientrare. Quindi ho deciso di dare tutto per tutto e mi è andata bene. Seconda vittoria, secondo successo per il gruppo ciclistico romagnano, avete iniziato alla grandissima la stagione. Sì, queste due corse sono state veramente molto, state molto belle, ci hanno anche un po' esaltato e speriamo di continuare così, noi ce la mettiamo tutta e i risultati arrivano e vediamo le prossime corse come andranno. A chi lo dedichi questo successo? In primis alla famiglia, poi a tutta la squadra, Mario che ci viene sempre dietro agli allenamenti e alle corse, ai direttori sportivi e agli sponsor, in particolare proprio a loro, alla mia squadra e a tutti quelli che ci seguono. Emanuele Scardigli, secondo arrivato, sei passato qui sotto lo striscione di arrivo prima del tratto finale con un ritardo lievissimo nei confronti di Giannelli, ma non c'è stata possibilità di chiudere. No, mi sono avvicinato molto dopo la discesa e ho provato a rientrare, ma Giannelli ha mantenuto, non credevo che resistesse così tanto. Io ho cercato di mantenere un po' le forze, di rientrarci, ma non ce l'ho fatta. Diciamo un po' di amarezza, ma anche la convinzione di aver fatto una bella gara oggi. Sì, dopo un po' la delusione dell'altra domenica che sono arrivato settimo, ci ho voluto riprovare. L'anno scorso è arrivato settimo in questa gara e sapevo di poterla vincere, però è andato secondo, è andata bene. Tommaso Fiaschi, primo piazzamento nella categoria allievi, l'anno scorso tra gli esordienti avevi dominato, però anche oggi credo che ti sia difeso piuttosto bene. Sì, io ci tenevo molto a arrivare a questa gara preparato, ce l'ho fatta anche se non sono al top della forma e sono sicuro che quando arriverò al top potrò fare anche meglio. Abbiamo saputo che hai avuto qualche problema fisico, però mi sembra che oggi hai dimostrato di averlo superato. Sì, ho avuto molti problemi fisici, ma ho avuto anche altri problemi secondari, comunque sono contento di questo terzo posto
e sono soddisfatto. Siamo con Marco Bettaccini, presidente del Velo Club Monsummanese. Una bella gara combattuta, tanti atleti. Oggi credo che tu debba essere soddisfatto, te e tutti i tuoi collaboratori. Certamente, un lotto di partenti non indifferente e poi il meglio della Toscana, diciamo, che meglio di così. E poi una gara selettiva, la seconda gara abbiamo visto chi ha della stoffa proprio. Allora, dicevo, tanti collaboratori, vuoi ringraziare qualcuno tra gli sponsor, i collaboratori per questa corsa? Sì, in maggior modo diciamo, la misericordia di Monsummano, che ci ha dato una grossissima mano con i mezzi, con tutto, con quello che poteva, e poi il circolo della Vergine dei Pini e tutti i miei collaboratori, perché senza di loro non si può fare niente, e io non ho altro che da ringraziarli di tutto. Allora, questo è il primo impegno stagionale, ma sappiamo che il Velo Club Monsummanese ha molti impegni durante la stagione, li vuoi ricordare fino alla gara di settembre, di fine stagione? Beh, allora diciamo, il primo maggio in collaborazione con la Polisportiva Monsummanese abbiamo preso tutta l'organizzazione del Gran Premio Rinascita. Poi abbiamo il 5 agosto una gara di juniores a Pazzera, a Luggia, scusa. Poi settembre, grazie alla Federazione Ciclistica Italiana, grazie, ci hanno fatto saltare la gara di donne, sicché non sappiamo nemmeno se faremo anche la gara del Gran Premio Città di Monsummano dei Masti, perché questo è dare un taglio proprio al ciclismo. Oltre a tutte le regole che hanno buttato fuori senza neanche domandare niente alle società, ma come ho ripetuto al nostro presidente, che lui mi ha risposto in modo politico e tutto, noi in Toscana non contiamo niente, se non si cambia qualche cosa è come nel governo degli italiani, dice rimpasta, c'è sempre i soliti e si va sempre male. Comitato regionale è peggio. Andrea Ciattini, presidente del Circolo Arci qui alla Vergine dei Pini, una bella manifestazione che si ripete anche quest'anno e credo forse con risultati ancora migliori degli anni passati. Sicuramente è quello che proviamo a fare, almeno noi dal nostro punto di vista di supporto a Marco che organizza questo tipo di manifestazioni. Tutti gli anni cercheremo di migliorarci e ci stiamo provando. Tanta partecipazione, dicevo, di atleti e di pubblico, credo che sia anche importante per il vostro circolo qui a Vergine dei Pini. Sicuramente, essendo anche un circolo diciamo piuttosto periferico, quindi questa è la nostra manifestazione più importante dell'anno e quindi ci teniamo molto perché tutto si svolga nel migliore dei modi e perché la gente sia soddisfatta e parli bene di noi. Ed ora abbiamo ai nostri microfoni Mostardi Maria Grazia, volontaria della Misericordia di Monsummano, moglie di Florio Oriano, a cui è intitolata la corsa. E io allora vi ringrazio infinitamente per la memoria che avete per lui, effettivamente è stato molto considerato nell'ambito della Misericordia, perché per 5 anni ha prestato la sua opera di volontariato e poi purtroppo è venuto a mancare. Io sono intervenuta, non faccio quello che ha fatto lui, perché lui guidava l'ambulanza, faceva viaggi lunghi con questo signore qui che ho a fianco e tutto quanto. Io sono molto meno, però insomma mi do da fare per quello che posso fare, perché è una grande istituzione e ci sentiamo tutti molto coinvolti.